significarlo? Buongiorno, buongiorno a tutti e bentrovati. Sono Riccardo Schiavo della rivista Autobus e vi do il benvenuto a questo convegno organizzato in collaborazione della rivista Autobus, in collaborazione con Nevobus Italia e International e IEG. Ecco, il titolo del convegno, l'avrete visto, noleggio senza conducente in Maxibus, ho scelto un titolo un po' particolare, un titolo che accoppia due tematiche che apparentemente e concretamente scollegate, che hanno fondamentalmente un elemento in comune, uno comune denominatore, quello di essere due grandi opportunità che si aprono di fronte al mondo del trasporto pubblico in Italia, due opportunità legate appese a meri elementi normativi, quindi che non richiedono grandi percorsi, richiederebbero solo appunto un aggiustamento in termini di normativa. Ecco, in sintesi, due rapidi indirizzi, noleggio autobus, quindi permetterebbe, una volta messo a regime, di avvicinarsi, abbracciare un modello europeo che consente appunto di svincolarsi dal possesso dei mezzi per avere imprese di trasporto che acquistano finalmente chilometri. Il maxibus, quindi l'autobus oltre 18-75 metri, si inserisce in una macro tematica che è quella dell'elettrificazione, quella delle linee BRT, che in cui stiamo vedendo anche una timida partenza in Europa. Pensiamo a Rimini, pensiamo a Taranto, destinataria di un cospicuo investimento nei decreti degli ultimi mesi, ne stiamo vedendo in Francia, quindi ecco, sicuramente l'elettrificazione andrà a avere importante per questa tipologia di mezzi che ha appunto nel bus rapid transit della sua area di elezione. Ecco, detto questo mi taccio, adesso lasciamo la parola in una prima sessione a due professionisti che daranno un inquadramento, ecco, normativo e tecnologico di entrambi i capitoli. Avremo Bruno Bitetti, avvocato dello studio Massimo Maleni Associati, e Riccardo Genova, docente di ingegneria ed economia dei trasporti all'Università di Genova. A seguire una seconda sessione con una tavola rotonda a cui parteciperanno Marina Venturini e Michele Maldini, rispettivamente responsabile commerciale Minibus e direttore commerciale clienti pubblici Evobus Italia. Interverranno Franco Middei, responsabile affari legali e patrimonio acquisti ATAC, Paolo Ghezzi, service manager Bus Italia, Andrea Bottazzi, direttore manutenzione mezzi Tipper, Paolo Robbiano da remoto, responsabile manutenzione in AMT Genova, e Maurizio Bottari, amministratore delegato di Kipe Electric Italia. Ecco, io inviterei a salire sul palco Bruno Bitetti dello studio Malena. Adesso passiamo il microfono secondo la regia, sanifichiamo e poi la parola a te, Bruno. Perfetto, prego. Buongiorno a tutti, sono Bruno Bitetti dello studio Massimo Maleni Associati. Il mio compito oggi è quello di introdurre sotto il profilo diciamo giuridico normativo il tema dell'utilizzo del noleggio con conducente nei servizi di TPL. Lo farò diciamo molto brevemente per non annoiarvi, e sostanzialmente diciamo le prime slide riguarderanno un po' il cambio, quindi l'evoluzione normativa, quindi la precedente versione del codice della strada e in quali termini, a quali condizioni era consentito prima della modifica del decreto 50 del 2017 il noleggio sulla linea, quindi sui servizi TPL di linea, per poi verificare cosa è successo con l'approvazione del decreto 50 del 2017 e quali sono poi le conseguenze sotto il profilo del coordinamento tra le norme già vigenti e la novella normativa del 2017 sulla disciplina applicabile. La seconda parte, le ultime slide, saranno più che altro uno spunto di riflessione per il successivo dibattito sul tema, e con diciamo una breve indicazione su alcuni spunti che sulle potenzialità dello strumento del noleggio del TPL e quali possono essere le conseguenze sugli aspetti organizzativi delle aziende di TPL. Dunque, qual è la disciplina ante DL 50 2017? Noi sappiamo che l'articolo 84 del codice della strada prevedeva che possono essere destinati alla locazione senza conducente veicoli aventi al massimo 9 posti. Rispetto a questa regola generale c'era poi un'ulteriore previsione nell'articolo 87, che poi disciplina i servizi di linea, che consentiva ai proprietari di autoveicoli immatricolati ad uso servizio di linea di poter locare temporaneamente e in via eccezionale
ad altri esercenti servizi di linea per trasporto persone ad alcune condizioni che poi sarebbero state precisate con un successivo del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Altre norme, diciamo, collaterali del codice della strada che in qualche modo si intersecano con quella che abbiamo appena visto. La carta di circolazione dei veicoli, di tali veicoli, qui parliamo dei veicoli immatricolati a locazione senza conducente, è rilasciata sulla base della prescritta licenza. Per quanto riguarda invece i servizi di linea, la carta di circolazione è rilasciata sulla base del nulla osta emesso dalle autorità competenti ad accordare le relative concessioni. Qual è il significato di queste due norme? Lo ritroviamo poi più espressamente ancora nell'articolo 93. La carta di circolazione sostanzialmente non può essere rilasciata se non sussistono il titolo e i requisiti per l'esercizio di quello specifico servizio che cui il mezzo sarà destinato. Il decreto ministeriale del 4 luglio 94 invece ha disciplinato quella possibilità di cui parlavo prima, dell'articolo 87, cioè la locazione temporanea, prevedendo le condizioni specifiche a ricorrere delle quali le aziende di TPL potevano locare i mezzi ad altre aziende di TPL. Queste condizioni sono elencate, diciamo, per bullet point qui in questa slide, sono l'autorizzazione dell'ente concedente la linea, che è indispensabile, la durata massima annuale del rapporto contrattuale. Questa possibilità poteva essere consentita al massimo fino al 50% del parco mezzi dell'azienda di TPL e soltanto per eventi espressamente tipizzati e individuati in quel decreto ministeriale che qui trovate elencati, quindi guasto meccanico, corse bis, corse plurime, temporanea indisponibilità di mezzi, oppure all'atto dell'avvio di una nuova concessione per il tempo strettamente necessario a reperire i mezzi probabilmente offerti poi per l'avvio di quella concessione. Quindi uno strumento diciamo di rango eccezionale, strettamente tipizzato e circoscritto dal legislatore. In questo scenario interviene il decreto 50/2017 e lo fa con due norme, diciamo, le definirei quasi chirurgiche, soprattutto la seconda, perché il comma 10 dell'articolo 27 del DL 50/2017 va a modificare il testo dell'articolo 84 del codice della strada. Il precedente comma 9 è una norma, diciamo più di principio, che afferma che al fine di favorire il rinnovo del materiale rotabile le imprese di trasporto pubblico regionale e locale anche possono ricorrere anche alla locazione e alla locazione senza conducente per i servizi ovviamente con autobus, con la prescrizione che i veicoli devono avere un'anzianità massima di 12 anni e per un periodo non inferiore all'anno. Quindi, diciamo, questa precisazione ci consente di dire che questo strumento si affianca e si somma a quello già previsto dall'articolo 87 della locazione eccezionale, quindi non è sostitutivo e non va ad inficiare la possibilità di ricorrere alla possibilità già prevista ante riforma nell'articolo 87 del codice della strada. Cosa succede all'articolo 84? Come cambia? Lo vedete qui in questa slide, l'attuale versione dell'articolo 84 del codice della strada prevede che possono essere destinati alla locazione senza conducente, alla lettera B, i veicoli di cui l'articolo 87,2 adibiti ai servizi di linea di trasporto di persone. La norma si arresta qua, non dice null'altro e quindi, diciamo, spendiamo qualche argomento per capire come impatta la nuova norma rispetto alla previsione già esistenti nel codice della strada. La prima cosa, l'abbiamo già detto, è uno strumento ulteriore che si affianca a quello già esistente. Per quanto invece riguarda l'impatto della nuova norma, è costruita come una disposizione avente carattere generale che non rimanda ad alcuna norma di esecuzione ed attuazione di secondo livello. Quindi si potrebbe dire che ha una portata immediata, che ha un'efficacia immediata e che afferma una possibilità cui si possa immediatamente ricorrere.
Qual è però il problema in concreto che si è posto? Perché in concreto si è posto il problema che la norma c'è, però in sostanza ci sono dei, diciamo, chiamiamoli degli intoppi a carattere amministrativo che non ne consentono il pieno sviluppo. Laddove il locatore sia un'azienda ITPL, non si vedono particolari antinomie o contrasti tra la nuova norma e l'attuale versione, e la versione previgente del codice della strada, perché sostanzialmente viene rispettato quel principio previsto agli articoli 84, 87 e 93, in base al quale chi chiede di immatricolare il veicolo deve essere titolare di un titolo per l'esercizio dell'attività di trasporto. E quindi l'azienda ITPL ha una concessione, ha un'autorizzazione, ha un titolo e quindi può procedere in questo senso. L'unica, l'unico intoppo che si è generato, ripeto, non per un'esigenza di tipo normativo, regolamentare o giuridica, ma pratica, è che sostanzialmente per i soggetti iscritti a REN dal Ministero hanno in qualche modo fatto sapere che ci sono delle prescrizioni operative nei software gestionali della motorizzazione che in qualche modo non sarebbero compatibili con lo strumento del noleggio. Ora, io vi posso dare la mia interpretazione, diciamo, sotto il profilo giuridico. Ovviamente, siccome la norma lo consente espressamente e non c'è nessuna norma che, diciamo, può limitare o ostacolare l'utilizzo di questa possibilità, ovviamente questa non può essere una giustificazione, diciamo, un elemento giuridico rilevante per impedire l'utilizzo di questa, di questo strumento. E quindi ovviamente io faccio l'avvocato, quindi, come dire, ho sempre purtroppo la prospettiva alla patologia dei rapporti. Laddove vi fosse un contenzioso, temo che una giustificazione di questo tipo non possa essere sufficiente a incardinare un esito, diciamo, impeditivo dell'utilizzo di questo strumento. Per i soggetti diversi da un'azienda ITPL, anche qui si pone un problema, diciamo, più che altro interpretativo, e cioè le norme che abbiamo elencato prima, l'articolo 87, l'articolo 93 del codice della strada, effettivamente, e che restano, diciamo, nel loro contenuto inalterate anche dopo la novella del 2017, effettivamente prevedono che ci sia la titolarità di un titolo giuridico all'attività di trasporto per poter rilasciare la carta di circolazione. E quindi se noi mettiamo le norme sullo stesso piano e sostanzialmente attribuiamo alla novella legislativa una semplice norma di principio che comunque deve essere contemperata con quelle già esistenti, questo potrebbe essere un elemento ostativo. Ma anche qui due osservazioni. La prima è che il tenore letterale, io vi rimetto la slide, dei commi 9 e 10 sembrano talmente tranchant da indicare da una strada che il legislatore ha inteso immediatamente applicabile e attivabile. E questa è una prima considerazione che però sconta un approccio interpretativo alle norme che può essere oggettivamente contestato. La seconda più pratica osservazione che faccio è che questo problema indicato in questa slide al numero 2 potrebbe essere facilmente, diciamo, superabile con un chiarimento del Ministero che sostanzialmente possa equiparare la disciplina, ad esempio, vigente del leasing finanziario e quindi della doppia intestazione della carta di circolazione anche a questa casistica, e il tema sarebbe, diciamo, immediatamente risolto. Ho completata, seppur succintamente, questa breve carrellata di norme. I temi forse più interessanti sui quali ci si potrebbe confrontare anche successivamente in una tavola rotonda, ho provato ad elencarli qui direi addentrandomi in un campo che non mi è proprio congeniale, cioè sono un giurista e qui, diciamo, forse sono più temi che riguardano l'analisi, l'organizzazione aziendali, che però, diciamo,
lavorando in questo settore, allo stesso modo sono un po' di dominio pubblico. Cioè, quali possono essere le conseguenze sul profilo organizzativo, economico, finanziario, gestionale? Io mi sono messo, diciamo, nei panni di un'azienda di TPL, ma ovviamente ci sono altri soggetti in questo campo, che sono i costruttori, che sono diciamo gli enti affidanti, che in qualche modo i servizi di trasporto pubblico, che in qualche modo sono coinvolti e sono chiamati anche loro a rendersi partecipi di questo processo. Ho provato ad elencarli qui, sicuramente lo strumento del noleggio può garantire una maggiore flessibilità per rispondere alle esigenze temporanee dei servizi e qui diciamo l'era che stiamo vivendo, la fase del Covid, la tematica dei servizi aggiuntivi e quindi degli interventi per garantire il distanziamento sociale e ovviamente viene immediatamente all'evidenza, seppure forse in quella forma già previgente nel codice della strada della locazione temporanea ed eccezionale. C'è poi un discorso più diciamo generale che forse vede questo strumento più sul lungo termine come strumento da introdurre progressivamente per chi lo voglia fare ovviamente nell'organizzazione aziendale e sulle conseguenze che può generare sull'organizzazione delle aziende di TPL. Ne ho elencati qui alcuni, tutti fra l'altro contestabili e oggetto di possibili interpretazioni favorevoli o contrarie allo strumento, però minor peso della leva finanziaria sulle aziende di TPL, l'opportunità di riorganizzare progressivamente alcune aree aziendali mediante l'utilizzo dei servizi di locazione e noleggio full service, cioè introdurre le tematiche come cambia gli aspetti manutentivi, l'organizzazione aziendale. Anche qui, ripeto, lo dico in modo asettico, non è detto che sia necessariamente una cosa positiva, però è una delle tematiche al centro della scelta di questo strumento. E poi c'è una tematica secondo me molto importante che riguarda invece il tema degli affidamenti dei servizi di TPL, sia sotto il profilo della partecipazione alle procedure di gara, quindi come un'azienda eventualmente concorrente in una gara è chiamata a formulare un'offerta in termini di investimento nel parco mezzi, se può utilizzare questo strumento, quali vantaggi / svantaggi può avere e quali sono gli effetti su quella procedura selettiva dell'utilizzo di questo strumento, che è un tema che forse possiamo vedere, diciamo, lontano, ma vi posso assicurare per esperienza professionale che poi non lo è così tanto, perché c'è qualcuno che, diciamo, in qualche modo ci ha già provato, ecco. I nodi ancora da sciogliere. Oggettivamente, guardando in modo asettico, attualmente in caso di utilizzo di questo strumento io vedo due elementi ovviamente all'attualità legislazione vigente critici. Di sicuro c'è il tema dell'accesso ai sistemi di contribuzione pubblica. Ovviamente la scelta dello strumento per le aziende non è indifferente se alcune tipologie di reperimento del parco rotabile sono oggetto e quindi accedono a un finanziamento pubblico e altre no. Inutile dirlo, diciamo, è di immediata rilevanza questo tema. Guardando poi alla delibera ART, la 154 del 2019, che disciplina una serie di materie in tema di affidamento dei servizi pubblici, contratti di servizio, piani economici finanziari, questo è un tema, diciamo, forse diciamo, che riguarda più l'aspetto economico finanziario, ma comunque rilevante a mio modo di vedere, l'ART ci dice che diciamo, i costi sostenuti in termini di canoni di noleggio non contribuiscono al calcolo del CIN, quindi del capitale investito netto, e quindi in questo modo non contribuiscono a determinare il margine di utile ragionevole per l'impresa, che è, diciamo, ovviamente un problema anche qui, perché ovviamente rispetto allo strumento dell'acquisto del mezzo, che invece costituisce un'immobilizzazione, invece quegli oneri sono computati all'interno del calcolo del CIN. Io lo vedo, per quel che è la mia visione, molto più problematico su tipologie di affidamento diretto che non su tipologie di affidamento con gara, perché mentre negli affidamenti diretti il calcolo del CIN
e quindi il livello di compensazione determinato per l'impresa deve essere in qualche modo vagliato in termini di sovracompensazione, quindi io non posso caricare un ragionevole margine di utile con questi oneri. Sul tema della gara impatta, tra virgolette, relativamente, perché impatta sulla definizione della base d'asta, ma paradossalmente potrebbe consentire in termini di offerta di poter determinare quel gap in termini di minor costo per il capitale investito netto e quindi sul margine di utile, che potrebbe essere determinante in un'offerta in gara. Io direi che gli argomenti che volevo trattare sono qui, vi ringrazio per l'attenzione. Grazie mille all'avvocato Bitetti per essere riuscito, mi sento di dire, a dipanare una matassa decisamente intricate, per aver anticipato una serie di spunti che poi saranno chiaramente oggetto della discussione successiva. Un viaggio nei 24 metri. Ecco, andiamo a intervenire Riccardo Genova, professore dell'Università di Genova, che ci farà un quadro, ecco, tecnologico e di sistema del mondo dei mezzi over 18-75 metri, quindi mezzi che oggi non sono immatricolabili in Italia, elemento questo, come già anticipato prima, che marca effettivamente una differenza, una distinzione rispetto al resto d'Europa. Prego. Grazie Riccardo, buongiorno a tutti. Sto sicuramente nei tempi, quindi magari cerco di focalizzare l'attenzione sui punti salienti delle slide, poi tanto dal mio punto di vista sono disponibili. Dunque, il tema delle slide saranno messe a disposizione, poi immagino dai relatori verranno pubblicate sul sito autobusweb.com. Allora, vediamo se... Okay, perfetto. Dunque, questa è un po' che non la mostro, però è interessante notare l'approccio che si può avere con veicoli su strada da 24 metri rispetto a quello che è il sistema che più si avvicina alla medesima capacità di trasporto, che è il sistema tranviario. Premesso che il sistema tranviario ha numerosi vantaggi che non sto a descrivere, quindi è chiaro che ogni sistema si applica dove chiaramente trova migliore disponibilità nelle realtà in cui si va a sviluppare, però effettivamente in certi casi si può valutare effettivamente l'alternativa di utilizzare mezzi tranviari, ovvero veicoli stradali lunghi. Come vedete, in termini di capacità di trasporto i due sistemi si avvicinano molto, soprattutto nella fascia bassa rappresentata dal tram. Quello che cambia in maniera significativa è il costo, nel senso che il costo di un sistema stradale, quindi un sistema su gomma, è nettamente inferiore a quello che serve per realizzare un'infrastruttura tranviaria. Quindi è chiaro che in una valutazione di analisi costi-benefici questo aspetto deve essere prioritariamente considerato. Chiaramente per definire un sistema di trasporto e definire la sua capacità di trasporto bisogna rapportare non tanto a un valore di frequenza, diciamo così, uniforme per fare un primo confronto, ma a quella che è la frequenza tipica dei sistemi di trasporto. Quindi è chiaro che un sistema che viaggia in sede riservata, in sede propria, ha naturalmente la possibilità di avere delle frequenze tipiche molto migliori. Il sistema BRT è un sistema molto diffuso in alcune aree geografiche, molto meno in Europa, perché l'Europa meno si presta a queste situazioni, però comunque può dare effettivamente dei risultati interessanti. Qui abbiamo addirittura una esperienza in Sud America dove, come vedete, è stata realizzata una strada dedicata interamente ai sistemi su gomma, con delle fermate che sono delle fermate da metropolitana, di superficie. Non andiamo troppo lontani da qua, siamo a Rimini, il sistema di trasporto rapido costiero Rimini-Riccione Metromare implementa proprio una caratteristica di BRT.
Veicoli ad alta capacità. Ce n'è, come vedete, di tutte le categorie, dai veicoli a doppio piano ai veicoli più lunghi da 15 metri, che già in passato ebbero in Italia una diciamo così vicissitudine abbastanza complessa rispetto a un codice della strada che in realtà dice tutto, però effettivamente poi quando si deve interpretare nascono i problemi. In Italia eccolo qua, i due piani sono stati, diciamo così, hanno avuto poco successo, ma è chiaro che la conformazione territoriale italiana forse non si presta neanche tanto. Questi sono i mezzi di Italia 61. È chiaro che quando si parla di maxibus si va anche sui bus giganti. Questo è un esperimento che si è, diciamo, svolto a Dresda con questo bus lungo 30 metri, però adesso, senza esagerare, vediamo invece dove siamo arrivati, dove arriviamo oggi. Tutto nasce in Svizzera con la necessità di utilizzare il rimorchio postale, quindi rimorchio postale che porta la lunghezza del veicolo oltre a quella consueta. La legge svizzera è una legge sicuramente rigida, però che consente anche delle deroghe, ovvero la legge federale appunto prevede che siano proprio concesse delle deroghe in ambito dei cantoni, che possono quindi prevedere l'utilizzo di veicoli più lunghi di quelli previsti dal loro codice. Il governo federale, peraltro, questa è una scelta che hanno fatto, ma riguarda, diciamo così, l'importanza che viene data all'impianto fisso. Invece la legge federale mantiene invece la propria, diciamo, autonomia per quanto riguarda i veicoli filoviari. Questa è una forse curiosità, ma voglio dire, è un periodo di transizione in cui si utilizzavano veicoli lunghi, ma realizzati non con vetture articolate, ma con autotreni o in questo caso filotreni, dove tra l'altro è possibile raggiungere un certo grado di flessibilità, perché negli orari di morbida o nei giorni festivi a minore domanda è possibile viaggiare solo col mezzo singolo. Ecco, qui siamo quasi ai giorni d'oggi, nel senso che da un primo prototipo realizzato allungando di fatto una normale vettura da 18 metri, quindi realizzando questo prototipo da 24 metri, poi si è arrivati alla definizione di delle generazioni di filobus articolati da 24 metri. Questa è la situazione nel 2005 quando Zurigo, stante l'esperienza fatta a Ginevra, ha dovuto scegliere se mantenere vetture da 18 metri o passare al 24 metri. Sono state fatte una serie di considerazioni, sono state svolti numerosi test operativi che hanno visto sia gli uffici preposti del comune sia gli uffici di polizia, e sostanzialmente poi la decisione è stata quella di passare a, anche per Zurigo, a vetture da 24 metri. Dopo, diciamo così, Ginevra e Zurigo, i sistemi da 24 metri si sono estesi in molte città della Svizzera, e questo dovrebbe essere la fotografia attuale della diffusione di questi veicoli in Svizzera. Tra l'altro, anche dal punto di vista del design delle vetture, come vedete, c'è un'evoluzione, perché si passa a questo Premier e successivamente proprio a vetture cosiddette tram look. Qui siamo a Linz, è stata una delle prime esperienze filoviarie in Unione Europea con vetture da 24 metri. Tenetevi a mente questa vettura numero 236, qua siamo a Linz, perché questa poi la troveremo più avanti. Chiaramente non solo filobus, ma anche autobus. Qui siamo a Bratislava, sono state realizzate delle linee BRT con vetture a singola articolazione, quindi con, diciamo così, una architettura standard, però con la possibilità appunto di raggiungere
lunghezze comprese tra i 19 e i 22 metri. Quindi anche con la singola articolazione si può, diciamo così, tecnicamente raggiungere capacità di trasporto, possono raggiungere capacità di trasporto elevate. Caratteristiche tecniche, va bene, le leggete, quello che è importante è la capacità di trasporto, calcolata sia con lo standard tranviario sia con lo standard automobilistico, e come vedete comunque si arriva a quei nominali 190 posti tra passeggeri in piedi e passeggeri seduti, che tra l'altro oggi in epoca Covid, con la riduzione comunque che giustamente viene richiesta, potrebbero dare un grosso contributo alla causa. Comportamento in curva è quello che può, diciamo così, spaventare, non credo, gli addetti ai lavori, perché gli addetti ai lavori sanno benissimo come funzionano i mezzi articolati. Sostanzialmente il raggio è il medesimo di una vettura da 18 metri, quindi questo non comporta problemi. Semmai è chiaro, ci sono dei problemi di sbalzo, che però sono controllati con dei sistemi a telecamera. In Svizzera l'esercizio non dà particolari problemi, no? Anche dal punto di vista, io ogni tanto andavo, perché adesso si viaggia meno, però in Svizzera in automobile mi sono trovato nel traffico con questo tipo di vetture. Devo dire che francamente, né da automobilista né da viaggiatore, ho notato la differenza, se non in meglio, quindi di fatto questo non comporta problematiche. Ecco, l'unica cosa che hanno segnalato gli amici svizzeri, effettivamente gli autisti, nel momento in cui devono sorpassare delle biciclette, è chiaro che devono prestare molta più attenzione, perché il veicolo è più lungo, ma questo va bene. Sono quasi in fondo, Riccardo? No. Ecco, ci sono dei criteri chiaramente per la pianificazione del servizio. È chiaro che ci sono una serie di vantaggi, i vantaggi sono scritti, soprattutto in fondo andate a vedere quelli che sono i costi di capitale, che sono maggiori, però sono anche migliori quelli che sono gli ammortamenti rispetto ai passeggeri che vengono trasportati. È chiaro, bisogna fare una serie di verifiche propedeutiche, non tutte le linee vanno necessariamente bene, bisogna tenere conto del fatto che questi mezzi vanno comunque ricoverati in deposito, le soste che vengono fatte durante il servizio devono garantire dei luoghi che siano abbastanza capienti da ospitare la presenza di questi mezzi, ma soprattutto le cose più importanti sono le intersezioni stradali e la lunghezza delle fermate. Queste ovviamente vanno verificate prima e nel caso adeguate rispetto alla possibilità di far circolare questi veicoli, però devo dire nulla di drammatico. In Italia 2008. Qui siamo a Imperia, quindi siamo in Italia. Come vedete, il veicolo circola come trasporto eccezionale, quindi con le tabelle e i lampeggianti che sono richieste dal codice della strada. Non è che oggi la situazione, ahimè, 12 anni dopo sia cambiata, perché se io volessi far circolare un veicolo di questo tipo, dovrei ancora farlo circolare in queste condizioni e soprattutto non potrei portare dei passeggeri. Undici anni dopo ci abbiamo riprovato, qui siamo a Genova e questa è la vettura di cui vi parlavo, sempre la 236, che ha circolato per le strade di Genova per alcuni giorni, tra l'altro poi interverrà proprio un tecnico di AMT Genova, quindi io non approfondisco questo tema, però comunque sostanzialmente i risultati sono stati ottimi. Cosa serve? Serve una cosa molto banale, serve prendere coscienza che oggettivamente, con tutti i limiti del caso, tutte le precauzioni del caso, questo ci mancherebbe, però di queste vetture ce n'è bisogno, nel senso, non vedo, questa è una mia opinione, perché ce ne dobbiamo privare. Poi semmai mettiamoci nella condizione di poterne, diciamo così, usufruire, e poi le valutazioni vengono fatte dopo. Quindi serve un qualcosa che superi l'articolo 61 del codice della strada, che oggi impedisce
che questo tipo di veicoli possano circolare sulle nostre strade. Quella che leggete sotto è una bozza di emendamento il cui iter parlamentare io francamente non conosco. Vorrei sperare che comunque entro poco tempo si riesca a emendare un qualunque articolo che davvero traduca la possibilità di fornire deroghe alle imprese di trasporto, quindi alle aziende di trasporto e alle pubbliche amministrazioni, di introdurre sul proprio territorio veicoli di questo tipo. Io ho finito, vi lascio con un'immagine in cui si vedono affiancati un bus da 24 metri, un filo bus da 24 metri e un tram. Ecco, perfetto, grazie mille Riccardo. Io invito a salire sul palchetto un primo gruppo di persone che appunto si confronteranno sul tema del noleggio. Quindi Marina Venturini e Michele Maldini di Evobus Italia, Franco Medeiata e Paolo Ghezzi di Bus Italia Sita Nord. Vi prometto di ringraziare nuovamente il professore Riccardo Genova mentre gli ospiti prendono posto, anche per la scelta delle immagini e per, come dire, gli elementi aneddotici di curiosità della sua panoramica. Ecco, veramente un viaggio nei 24 metri, tra l'altro abbastanza chilometro zero, come ci siamo abituati a fare per forza di cose quest'anno. Ecco, grazie a tutti per intervenire più che altro. E ecco, partiamo con il costruttore, quindi Evobus Italia rappresenta qui evidentemente il ruolo dell'industria produttrice di mezzi. Ecco, quali sono le opportunità che il noleggio di autobus per TPL senza conducenti apre di fronte a un costruttore? Prego. Eccoci qua, grazie mille per l'opportunità, credo che Riccardo Genova e Bruno abbiano detto praticamente tutto. È molto simpatico avere delle conferme, perché ogni tanto mi sveglio la notte e dici devo aver letto male questo simpatico decreto, nella realtà hanno confermato esattamente quello che c'è scritto. I mezzi sono noleggiabili, teoricamente tu potresti noleggiarti un veicolo per fare TPL anche domattina. Poi entriamo un attimo, non i 24 metri, siamo d'accordo. Dal punto di vista del costruttore è l'uovo di Colombo. Scusate, voi siete stati molto precisi, io sono un vile commerciale, quindi taglio il salame con il coltello e non con l'affettatrice. Nel momento in cui abbiamo letto questo decreto, Marina era vicina a un ufficio da me e io ho fatto un pochino la scena dei Flintstones, quando dice Vilma passami la clava, Marina viene a vedere che cosa hanno pubblicato. Perché? I costruttori sono legati a una fantasia che è una delle caratteristiche fondamentali del territorio italiano, la fantasia di chi acquista i mezzi di trasporto. Per un costruttore avere la possibilità di produrre mezzi standardizzati uno uguale all'altro e soprattutto non con la cadenza della desiderata dei clienti, ma utilizzando i vuoti di produzione che ci sono, specie in questo periodo ce ne sono tanti, per produrre un veicolo destinato al noleggio è l'uovo di Colombo. La diversificazione che abbiamo oggi è la causa maggiore della differenza di prezzi di acquisto, ovviamente di vendita, dei mezzi tra Nord e Sud Italia. In varie realtà abbiamo che, ve lo dico da semplice commerciale, la stessa macchina venduta a Milano o la stessa macchina con lo stesso modello venduta in Sicilia costa 1,5 volte perché sono estremamente diverse. Questo dal punto di vista della produzione è veramente l'uovo di Colombo, sarebbe il fatto di poter noleggiare delle vetture tutte uguali. Dall'altra parte parliamo di una struttura che esiste già, perché Bruno prima parlava esattamente della normativa attuale, ma di fatto abbiamo delle grandissime aziende di TPL che oggi approcciano l'acquisto attraverso leasing. Non leasing finanziario, ma leasing operativo. Se è un leasing operativo, li associ un full service, diventa di fatto un noleggio senza conducente. A livello economico è esattamente la stessa cosa. A livello pratico, che cosa cambia? Un'azienda di TPL per acquistare un veicolo, normalmente, deve fare una gara d'appalto. Nel momento in cui, e andiamo a vedere quello che c'è scritto qua sopra, le ragioni per cui è stata scritta questa legge, è stata scritta in un momento in cui la comunità europea, come oggi, ci tira le orecchie e ci dice ragazzi, voi le linee di TPL, come così il demanio per le spiagge e tutto il resto, dovete metterlo a gara. Non potete più passarlo avanti come se fosse un'eredità notarile. Bene, è stato scritto in questo periodo in cui
le prime gare TPL in Italia venivano fuori. Che cosa succede? Che cosa significa per un'azienda che approccia una gara TPL? Significa poter approvvigionare i mezzi senza dover fare una gara d'appalto. Io in noleggio entro in servizio con una flotta nuova, la flotta nuova mi dà tanti punti all'interno della struttura di gara TPL e ho risolto il mio problema. Allora, passo avanti un attimo con la slide, si dice struca dalle mie parti, così andiamo a quella dopo. È uguale quello che si vede sopra. Strucca il button. Ok. La riforma, che ha un nome, si chiamava Legge Madia, diceva esattamente questo. Ragazzi, da una parte dobbiamo concentrarci sul rinnovo dei mezzi. Sono state all'epoca allocate e programmate le risorse per il rinnovo dei mezzi e in più vi diciamo, per fare prima, ve li potete anche noleggiare. È un sunto abbastanza esaustivo, direi. Se vai ancora un attimo avanti con le slide, si parla di un altro piccolo tassello. È possibile in questa maniera pensare di fare investimenti per contratti di servizio a breve termine. Soprattutto, siccome io ho due bambini, vedo con che scuolabus vanno a scuola e mi raccontava il gestore, che è un gestore locale, io abito in un comune di 35.000 abitanti, io un investimento non lo faccio perché tanto il comune ogni volta rifà la gara d'appalto e mi affida servizio per un anno. Io i soldi per fare un investimento, per rinnovare il mezzo con cui tuo figlio va a scuola, non ce li ho. Bene, in un discorso di questo tipo un noleggio può sopperire a questo grave gap che abbiamo in Italia. Un contratto di servizio che in molte regioni, vedo qualcuno di voi che ci lavora all'interno di queste regioni che ho in mente non nominandole, vengono rinnovati anno a anno, addirittura abbiamo alcune occasioni sei mesi, il noleggio di un mezzo può essere il modo per avere mezzi nuovi, più sicuri, manutentati da chi li costruisce, quindi il problema non ce l'hai. La differenza tra un full service e un noleggio di proprietà è che se ti si ferma una macchina a noleggio, io costruttore te ne devo dare un'altra, esattamente così come scendete in aeroporto, vi noleggiate una vettura, rimanete a piedi, arriva il simpatico ragazzo che ve la sostituisce, quindi si dimentica il problema della manutenzione. In questa maniera sarebbe possibile quindi rinnovare il parco, perdi la gara l'anno dopo, bene, cedi a noleggio le stesse identiche macchine a quello che arriva dopo. È abbastanza chiaro e abbastanza veloce. Dopodiché pensiamo un secondo a quello che è successo oggi, non sono io che lo devo dire, ma le telefonate che sono arrivate. Ma allora Michele, quello che ci avevi raccontato nel 2018 quando la gara è uscita, oggi lo possiamo fare? Perché? Perché io posso trasportare meno persone di prima. Gli autisti che vengono a chiedere nella mia azienda di TPL di poter lavorare per noi sono tantissimi, ma i mezzi non ce li abbiamo. Avere avuto questa possibilità oggi per il settore del TPL avrebbe risolto un pochino di problemi, e dico solo questo. Apro e chiudo come costruttore, parentesi, questa legge riguarda solo il trasporto pubblico locale. Cominciamo a pensare la stessa cosa anche in ambito dei servizi da noleggio vero e proprio, quindi degli autobus turistici. Anche questo potrebbe risolvere tanti problemi. Grazie mille. Ecco, sì, uno strumento, ecco, che appare perfettamente tagliato, peraltro per un paese come il nostro, che è abituato, no, alla logica dell'emergenza. Io sto qui non per scarsa galanteria, ma perché mi dicono che lì genererà interferenze col microfono. Ecco, Paolo Ghezzi, Bus Italia, perché un'azienda delle dimensioni, della struttura di Bus Italia può avere interesse, ecco, a noleggiare mezzi anziché acquistarli o in aggiunta all'acquisto? Buongiorno a tutti intanto. Le faccio un esempio molto semplice, così chiariamo subito quale poteva essere, per esempio, una condizione in cui noi ci saremmo trovati a beneficiare di una possibilità di questo tipo. Qualche anno fa noi abbiamo acquistato un'azienda che derivava da un fallimento, la ex CSTP, che era commissariata, e è nata Bus Italia Campania. Una situazione, ovviamente, arrivando appunto da un commissariamento, vi lascio immaginare la situazione manutentiva dei mezzi in quel momento. Praticamente per 2 anni era stato tagliato qualsiasi forma di manutenzione straordinaria, si andava avanti solo con la manutenzione ordinaria. Noi ci siamo trovati con un parco autobus che aveva oggettivamente delle grosse difficoltà persino per realizzare il servizio abituale.
Una possibilità di questo tipo, e infatti l'avevamo esplorata, era proprio quella di immettere immediatamente dei veicoli a noleggio. Circa un anno dopo è uscita la Madia, quindi era il momento perfetto per poter introdurre questo tipo di soluzione. Purtroppo, appunto, tutto si è arenato di fronte alle difficoltà burocratiche che ci ha illustrato perfettamente l'avvocato Bitetti e che, ripeto, ma noi tra l'altro siamo un'azienda, come diceva Michele prima, siamo un'azienda che fa ampio uso del full service, quindi di fatto una possibilità di questo tipo per noi è complementare, perfetta a quel tipo di soluzione. Come ho detto, specialmente in determinate situazioni, quando sei di fronte a un'emergenza come quella che le ho descritto, come il fatto per esempio che successivamente noi siamo risultati destinatari di un gran numero di autobus, ma la stazione appaltante, che in quel caso era l'Acamir, ha avuto bisogno dei suoi tempi per consegnarsi questi autobus, per cui noi sapevamo che avremmo ricevuto degli autobus, ma non sapevamo quando, e in quel periodo avremmo potuto perfettamente noleggiare degli autobus per dare un servizio che poi sarebbe andato in continuità, cioè autobus nuovi con autobus nuovi. Viceversa, avremmo dovuto fare un periodo in cui l'autobus era un autobus, diciamo, più âgé, più vissuto. Anche il fatto che abbiamo un'anzianità media in Italia che è quasi doppia rispetto al resto dell'Europa verrebbe sicuramente supportato da una possibilità di questo tipo, ferme restando tutte le altre considerazioni che ha fatto Michele. Ecco, sì, trovo interessante questo riferimento, interessante e centrale, ecco, al noleggio come tassello, come opzione complementare, non come nuovo modello, no, panacea di tutti i mali, come, ecco, un elemento in più da aggiungere all'opportunità che un'azienda di trasporto ha. Franco Midia, IATAC, ecco, la municipalizzata di Roma ha avuto un'esperienza di noleggio, non era proprio un noleggio, era un usufrutto, quindi erano dei tanti modi, ecco, che vengono consentiti per scavallare gli intoppi, come li ha definiti prima l'avvocato Bitetti. Ecco, come è andata e come sarebbe andata se fosse stato invece possibile attuare un noleggio vero e proprio? Prego. Sì, buongiorno intanto. Noi stavamo più o meno nella situazione che diceva Ghezzi per Salerno, nel senso che con una risposta diversa, ma uscivamo da una crisi finanziaria o stavamo uscendo da una crisi importante, avevamo fatto una domanda di concordato, ancora dovevamo avere l'omologa, quindi eravamo ancora sub iudice rispetto al buon esito del concordato e avevamo, per arrivare al buon esito del concordato, degli obiettivi industriali ben definiti, quindi obiettivi di produzione, obiettivi di uscita, e in quel momento, diciamo, quella che era la soluzione strutturale, cioè gli autobus nuovi che dovevano arrivare su acquisti del nostro azionista Roma Capitale, aveva avuto dei rallentamenti, quindi avevamo davanti un'esigenza temporanea, che è un po' uno dei due ambiti che pure Bruno Bitetti diceva essere quelli possibili per il noleggio, un'esigenza temporanea da coprire. Più o meno siamo nell'autunno del 2018. Quindi, di fronte ad una necessità contingente per l'anno 2019 per assecondare gli ingressi dei nuovi bus che sarebbero arrivati, abbiamo indetto una procedura ad evidenza pubblica per la selezione sul mercato di operatori in grado di noleggiare, perché noi abbiamo fatto una gara per il noleggio essendoci una norma di legge che noi ritenevamo autoapplicativa, molto ingenuamente, diciamo. Quindi noi siamo partiti, fortunatamente la procedura ha avuto, diciamo, un buon successo sotto il profilo dei partecipanti, molti partecipanti sia di autobus nuovi che di autobus usati. Noi avevamo messo i vincoli minimi, diciamo, dell'immatricolabilità degli autobus presenti nelle nostre norme e quindi siamo riusciti, diciamo, a selezionare operatori economici in grado di noleggiare autobus. Ci siamo poi scontrati, diciamo, con le difficoltà amministrative di cui si parlava e quindi sostanzialmente abbiamo dovuto virare. A testimonianza del fatto che comunque, diciamo,
viviamo in una realtà dove in qualche modo si spinge verso l'elusione costantemente, perché noi di fatto abbiamo fatto dei contratti di usufrutto disciplinando all'interno dei contratti di usufrutto gli istituti tipici del noleggio. È stato di fatto un noleggio, diciamo, con full service manutentivo, con degli obiettivi di disponibilità dei mezzi rispetto all'immatricolabilità dei mezzi sulla carta di circolazione. Diciamo, l'istituto utilizzato era quello dell'usufrutto, presente, diciamo, come tra quelli possibili nel codice della strada. Diciamo, questo ha consentito, e stiamo quindi al tema della esigenza contingente, in quel periodo di, diciamo, affrontare ed adempiere a degli obiettivi che il Tribunale ci aveva dato, cioè di fare servizio dove noi non la facevamo, soprattutto con dei mezzi piccoli che noi in quel momento avevamo pianificato come acquisto, ma c'era bisogno di tempo. Quindi, diciamo, la cosa è andata parzialmente bene, perché poi, diciamo, c'è stata tutta un'altra parte che avrete letto sui giornali, dei famosi autobus israeliani che non siamo riusciti a portare a casa nostro malgrado, però comunque, diciamo, un flusso temporaneo di mezzi che sono, diciamo, da adibire al servizio con efficacia, abbiamo potuto verificare che un mercato c'è, ecco, quindi un mercato c'è, le aziende chiedono sostanzialmente, diciamo, di avere quella flessibilità decisionale laddove al caso si presenta quella opportunità di poterla cogliere. Ecco, sì, si è toccato infatti anche il tema dell'usato, che possa essere riprese, come Arna Venturini, Evobus Italia. Due punti, ecco, il tema dell'assicurazione, quindi quali sono le distinzioni, differenze, possibili differenze per assicurare un mezzo nel momento in cui si è appunto ceduto in noleggio, e l'usato, quindi per un costruttore avere delle flotte effettivamente adibite al noleggio, che ripercussioni ha poi sul mercato dell'usato? Prego. Intanto ringrazio per aver portato alla luce questo argomento, che in effetti giace da un po' troppo tempo. In effetti già 2 anni fa, qui proprio all'IBE, noi avevamo presentato il nostro progetto che abbiamo studiato e messo in atto insieme alla Mercedes-Benz Financial Service, che è la società finanziaria del nostro gruppo. Appena vista questa legislazione abbiamo colto la bontà e quale valore aggiunto poteva portare alle aziende del trasporto pubblico locale in difficoltà economiche, in difficoltà generali, la necessità assoluta di avere un rinnovo del parco rotabile. Come già aveva annunciato l'avvocato Vitetti giustamente nella lettura dei passaggi normativi e quello che è la dietrologia di questa legge, effettivamente cosa può dare il noleggio senza conducente per un periodo di tempo determinato alle aziende di trasporto pubblico. Questa è un'alternativa all'acquisto, non è un modello unico e sostitutivo di quello che è l'acquisto, però qualora effettivamente il discorso contributivo nazionale al trasporto pubblico vertesse e prevedesse anche la possibilità di questo tipo di acquisizione di veicoli, porterebbe sicuramente un rinnovo importante di quella che è la flotta, quindi un ringiovanimento della flotta che si porta dietro la tecnologia rinnovata, un minore impatto ambientale e nella fattispecie, ahimè purtroppo in questa situazione di Covid, anche un ottimo supporto per avere una maggior flotta a disposizione, visto il distanziamento assolutamente necessario per la situazione emergenziale sanitaria. Il pacchetto che abbiamo studiato in realtà non prevede solo la locazione, come diceva e anticipato Michele prima e anche ovviamente Paolo, si prevede anche la manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli, quindi le aziende possono organizzarsi nel tempo affinché si possa avere una flotta che non abbia delle cadute di disponibilità, a parte il fatto che in questo tipo di locazione è prevista anche la possibilità di avere dei veicoli sostitutivi. Altra cosa che non è stata detta, ma secondo me non è da dimenticare, e il passaggio l'ha fatto sempre l'avvocato, che non essendo più legato il discorso dell'acquisto del veicolo per l'utilizzo in una determinata linea di cui l'azienda esercente ha la disponibilità,
vuol dire che l'azienda può utilizzare questi veicoli a seconda del bisogno, cioè sono utilizzabili e versatili per essere utilizzati sulle linee che in quel momento hanno domanda e quindi hanno una maggiore necessità di disponibilità. Ovviamente un impatto dal punto di vista economico-finanziario, perché nel momento in cui tu hai a disposizione dei veicoli in locazione, anzi la preventivazione dell'acquisto di questi veicoli, tu hai dei calcoli certi e preventivabili nella tua programmazione di budget e sono fissi, quindi non ci sono sorprese nel periodo. La nostra azienda ha organizzato, insomma ha pensato questa cosa, abbiamo speso risorse e quant'altro, però purtroppo giace perché bloccato puramente da un puro fatto amministrativo, e questo effettivamente secondo me richiede una maggiore attenzione di tutti affinché venga superato questo scoglio. Ecco, Ghezzi, proviamo a guardare, uscire un po' dalla logica, no, del tema Covid, tema emergenza, tema no, se l'avessimo avuto cosa avremmo potuto fare, che è interessante, però proviamo a vedere anche proiettandoci, no, sul prossimo decennio, ecco. Il macro trend è quello, no, dell'elettrificazione delle flotte di trasporto pubblico urbano. In Sud America ci sono degli esempi, no, di schemi di finanziamento per cui l'azienda energetica possiede in alcuni casi anche gli asset, i mezzi, li noleggia all'operatore di trasporto. Può essere un driver per appunto l'inizio del processo di elettrificazione anche qui da noi, il tema del noleggio? Assolutamente sì, nel senso che è evidente che il processo di elettrificazione in Italia rispetto a altri paesi ha avuto un certo rallentamento, sia per ragioni normative, sappiamo perfettamente che su un urbano non ha molto senso comprare un elettrico se ti finanziano all'80% un metano, ma anche per la mancanza di questi tipi di strumenti che in qualche maniera potrebbero aiutare a spingere anche, soprattutto c'è il modello Colombia o il modello Cile, dove Enel X praticamente ha fatto da elemento, diciamo, vettore per l'azienda di trasporto, occupandosi del noleggio del veicolo, di fatto. Questo veicolo viene fornito chiavi in mano. È chiaro che in una situazione come quella italiana, dove ci troviamo ad avere purtroppo il parco più vecchio di tutta Europa, o comunque uno dei più vecchi, adesso non so su certi paesi, ma quando faccio riferimento al parco più vecchio di tutta Europa faccio riferimento ai paesi di punta, ai famosi paesi del G20, insomma, noi sicuramente da quel punto di vista siamo perdenti. E siamo perdenti perché rispetto a altri paesi non abbiamo avuto la possibilità, anche con l'leasing operativo, nel senso che adesso con il decreto rilancio sono state aperte delle finestre, ma sono finestre temporali molto breve, oltre le quali comunque si torna al fatto che l'unico modo per cui tu puoi avere un mezzo finanziato è quello di averlo di proprietà. E quindi rispetto a altri paesi, io penso alla situazione, noi abbiamo un'azienda in Olanda che si chiama Cubus, che comunque utilizza anche questi tipi di strumenti, perché tra l'altro sono vincenti nel momento in cui si fanno delle gare, che è un altro dei problemi, come giustamente accennava inizialmente lei, del nostro paese, cioè le gare si fanno a rilento, si fanno molto poco, e quindi anche gli stimoli al rinnovamento del parco sono comunque molto limitati e legati solamente all'arrivo dei finanziamenti. Per esempio, come giustamente aveva accennato inizialmente, una delle possibilità per utilizzare lo strumento del noleggio sarebbe proprio quello di arricchire la potenzialità nel momento in cui si partecipa a una gara. Ma è ovvio che siccome le gare future andranno sempre di più verso l'elettrificazione, perché già le richieste, abbiamo visto Roma TPL, quello che era uscito sulla gara che poi è stata annullata,
il punteggio assegnato all'elettrico rispetto a qualsiasi altra forma di trazione metteva il competitor nella condizione che se voleva vincere doveva offrire un sacco di elettrici. Quindi è abbastanza ovvio che di lì bisogna passare, e il noleggio ha un'opportunità in più, ripeto, non è l'unica opportunità, ma è un'opportunità in più, e renderebbe molto più flessibile un mondo che in questo momento è ancora molto ingessato. Ecco, grazie, grazie mille Paolo Ghezzi per il contributo. Ecco, mi dai una battuta, calato nel caso di ATAC, il ricorso al noleggio, impatti che avrebbe sull'ambito della manutenzione come branca aziendale? Prego. Sì, allora io sono totalmente d'accordo con quanto si è detto fino ad oggi, io non voglio mitizzare il noleggio deve essere un'opzione di scelta per un'azienda che in un determinato momento storico si trova a dover rinnovare il proprio parco e deve avere la possibilità, come fa qualunque imprenditore, di avere in considerazione e diciamo da poter adottare tutte le leve e tutti gli strumenti possibili. Perché questo accada nel lungo periodo, è ovvio che il noleggio, oltre ad essere possibile normativamente e quindi al superamento delle difficoltà amministrative, abbia la stessa dignità degli altri strumenti anche quando si parla di incentivi e quant'altro, perché è ovvio che se ci sono vantaggi fiscali, ad esempio, attribuiti ad altre forme, poi l'imprenditore ovviamente su quello si basa anche per scegliere. Sicuramente ATAC, diciamo, da questo punto di vista forse sta un po' più indietro, nel senso che cronaca, noi abbiamo sottoscritto qualche settimana fa il nostro primo contratto di acquisto di bus con il full service manutentivo, che quindi è un passo, sono 100 autobus e posso dire, diciamo, per aver governato io quel processo di gara, che se avessi avuto, diciamo, la leva del noleggio, io l'avrei preferita la formula dell'acquisto col full service manutentivo, perché sicuramente l'acquisto con full service manutentivo pone problemi, quindi sto a fra 10 anni, pone problemi maggiori nell'uscita dai contratti. Un conto è un operatore che ti fa la manutenzione, che sa che quell'autobus poi non se lo deve riprendere e, diciamo, magari non sarà questo il caso perché so dove abita chi ce li ha dati e quindi probabilmente per la serietà e perché so dove abita non capiterà, ma in generale si può dire che magari un operatore che deve uscire dopo 2 anni e sa che quell'autobus resta in capo alla stazione appaltante magari affronta le manutenzioni in un modo diverso ed è naturale. Invece poter stabilizzare nel proprio conto economico, sulla base di una pianificazione standardizzata, diciamo, dei contratti di noleggio con un rinnovo costante di questo, fatto in questo modo, del parco, sicuramente può essere utile. Però è una leva, ecco, l'importante è che ci sia, secondo me l'importante è che ci sia, poi ogni stazione appaltante, ogni impresa valuterà sulla base di strategie più ampie, valuterà se, diciamo, mantenere la manutenzione all'interno totalmente, parzialmente, se quindi inserire solo quote, diciamo, di parco di noleggio magari per modalità più ostiche come può essere l'elettrico, o se invece generalizzare, ed è un'opzione possibile, il noleggio a tutto il parco. Quindi l'importante è poter scegliere. Grazie ancora, grazie a Franco Medei, grazie a Paolo Ghezzi per gli interventi. Ecco, mentre prima di buttarci nell'ambito del 24, non del 24 metri, ma in generale del maxi bus, per cui invio appunto Maurizio Bottari e Andrea Bottazzi a prendere il posto di Midea Ghezzi. Ecco, mentre vengono svolte delle piccole operazioni di sanificazione sui microfoni, Avvocato Bitetti, con una piccola preghiera di sintesi, una battuta, il microfono, se funziona quello, io lo porto lì. Ecco, cosa accade se domani a una gara si presenta un'azienda di trasporto offrendo il tema offrendo mezzi in noleggio? Allora, la domanda la risposta a questa domanda è molto difficile, perché dipende da tanti fattori, da cosa prevede quella gara, da come ha disciplinato l'acquisizione, la disponibilità dei mezzi,
da come è impostato la redazione del piano economico finanziario per le aziende, quindi diciamo ci sono tante variabili imprevedibili. Quello che secondo me è emerso da questa discussione è che è un fattore importante, che sia dal lato della domanda sia dal lato dell'offerta mi pare ci sia un interesse su questo strumento. I due limiti, diciamo, se vogliamo chiamarli così, attualmente esistenti sotto il profilo normativo sono facilmente superabili. Forse l'elemento ad oggi più discriminante è proprio costituito dal sistema di finanziamento pubblico, che distingue tra varie forme di acquisizione, che mi pare l'elemento più selettivo dal lato delle aziende per poter accedere a questo strumento. Grazie ancora all'avvocato Bitetti. Passiamo dall'altra parte della barricata, in un certo senso. Come al solito siamo leggermente in ritardo sulla tabella di marcia, però ecco, procediamo spediti. Maldini, Eurobus Italia, perché l'autobus over 18,75? Grazie mille. Io penso che quello che ha illustrato prima Riccardo Genova sia veramente esaustivo. Non ho altro da aggiungere se non l'ultima slide di quelle tre che avevamo presentato per questo convegno. E aggiungo solo una cosa alla visione di Riccardo Genova. Come Daimler abbiamo visto nascere progetti che utilizzavano veicoli oltre 18,75 praticamente in tutto il mondo. Siccome siamo in ritardo passiamo solo all'ultima slide, proprio l'ultima. Ok. Quello che forse mancava nella disquisizione di Riccardo Genova è questo. È un confronto tra la capacità di trasporto attuale di un veicolo 12 metri o 18 metri con load factor al 100% e con load factor all'80%, che è stato oggetto di discussione anche nel convegno di apertura di questa edizione di IBE. È stato particolarmente interessante ascoltare gli attori. Ragazzi, una macchina oltre i 18,75, quindi un super auto snodato, ha esattamente la stessa capacità di trasporto di un attuale mezzo di circolazione anche con un load factor dell'80%. L'altra cosa che ha detto Riccardo Genova, alla quale mi accodo, è per gli operatori del settore è noto, laddove passa un 12 metri, passa, scusate il linguaggio veramente molto terra terra, anche un 18 e ci passa anche un 21 metri. In questo caso faccio la figura del pentolaio perché ci sono solo macchine che produciamo noi, ma questo vale per tutte le vetture che hanno un'articolazione. Detta in pochi termini, non è un Toblerone dritto, ma siccome si piega passa come se fossero due autobus di lunghezze molto inferiori. L'ultima cosa, esiste anche la possibilità, e questo è un caso particolare, che a livello di manovrabilità un 19,70 metri, praticamente un 20 metri, abbia delle caratteristiche addirittura migliori di un 18 metri classico. Non devo dire altro su questa cosa, se non che Daimler ha cominciato nel 1974 a installare sistemi di BRT, quindi veicoli oltre 12 metri, e poi tiro via il vestito Daimler, mi metto quello da italiano, per una volta abbiamo l'opportunità di essere i primi a modificare le nostre leggi per essere i primi in Europa ad introdurre un oggetto che ci stanno chiedendo a gran voce i nostri clienti. E ho finito. Dopo magari ci elenca qualche case study di progetti legati appunto al 24 metri in altre parti chiaramente del mondo. Ecco, abbiamo in collegamento Zoom, ed è un gran piacere che sia presente, anche se da remoto, Paolo Robbiano, responsabile manutenzione di AMT Genova. Dovrebbe comparire a schermo tra pochi secondi, qua lo vediamo. Ecco, buongiorno Robbiano. Buongiorno a tutti voi, buongiorno anche se da distante. Ecco, come è emerso nella presentazione iniziale di Riccardo Genova, Genova è l'unica città in Italia finora ad aver visto in strada un 24 metri, seppure per una sperimentazione, seppure per, se non era una settimana, qualche giorno. Ecco, com'è andata questo pilot, questa piccola sperimentazione? Beh, direi che è andata molto bene. Noi abbiamo, nei recenti periodi, chiaramente recenti periodi si parlano di pre-lockdown,
portato avanti diverse sperimentazioni su Genova. Le sperimentazioni che abbiamo portato avanti avevano sempre, diciamo, come motivo conduttore la propulsione elettrica. In questo momento c'è grande voglia, grande spinta verso questo tipo di propulsione, l'elevata capacità di trasporto e poi un elevato comfort di bordo e sicurezza del viaggio. Tutto questo calato nella realtà di Genova, che è una realtà, chi la conosce, con strade, con una rete stradale complessa intendo dire difficile. Le strade comunque sono strette, anche dove passa a 18 metri comunque le strade sono strette, molto tortuose, salite e discese, una realtà comunque complessa. Nell'ambito di appunto queste sperimentazioni, la sperimentazione con la L maiuscola è stata proprio quella che ha portato dal 5 al 9 maggio 2019 a Genova un filobus tre casse articolato, 24 metri di lunghezza totale. Nel caso particolare si trattava di un veicolo Vanul, 180 posti offerti, un veicolo Vanul poi con la tecnologia in motion charging di Kipe. La sperimentazione è stata realizzata, è stata portata avanti, ha avuto successo grazie comunque allo sforzo congiunto di AMT Genova, del Dipartimento dell'Università di Genova, del Dipartimento dell'Ingegnere Riccardo Genova, del Professore Genova che è lì con voi, comunque di Kipe Electric, senza il contributo della quale la sperimentazione non avrebbe avuto modo di esistere, e poi comunque col Comune di Genova, la Municipalità di Linz, l'azienda di Linz, la Vanu stessa e anche l'USTIF che ha partecipato attivamente alla sperimentazione. Quali erano gli obiettivi di questa sperimentazione? Verificare, come ho detto prima, la circolabilità di questo veicolo all'interno di una realtà stradale complessa come quella di Genova e contemporaneamente verificare la compatibilità di una infrastruttura filoviaria esistente, la nostra, abbiamo circa 15 km di linea in questo momento, con un veicolo diverso, innovativo, più lungo come quello da 24 metri. La sperimentazione, come dicevo, è durata 5 giorni pieni, perché il veicolo è arrivato a Genova intorno alle 2 di notte del 5 maggio, peraltro in condizioni atmosferiche che non auguro neanche al mio peggior nemico, ed è partito poi da Genova la notte del 9, quindi intorno alle 22 del 9. Quindi abbiamo avuto 5 giorni per provarlo pienamente, chiaramente non in esercizio, ma in una simulazione di esercizio. Simulazione di esercizio avvenuta in condizioni di traffico assolutamente normali, col servizio pubblico di trasporto pieno al 100% di quel periodo. La sperimentazione è avvenuta lungo l'attuale nostra linea 20, linea filoviaria 20, che collega il quartiere della Foce col quartiere di San Piero d'Arena e appunto si estende per circa 15 km e attraversa tutto il centro cittadino. Questa linea attualmente esercita da 14 filobus da 18 metri, ma pur essendo appunto una linea cittadina, una linea di punta, una linea che è appunto in piena città pianeggiante, è una linea difficile. Vi ricordo che uno dei due capolinea, quello della zona Foce, prevede un'inversione a U in una zona comunque di traffico promiscuo pubblico-privato, peraltro con un'intersezione non regolamentata da semaforo, quindi una manovra non particolarmente semplice. Dalla parte opposta della città, capolinea di San Piero d'Arena, subito dopo capolinea i conducenti devono fare una bellissima svolta a destra di 90 gradi e infilarsi sotto un volpino ferroviario dove l'altezza della linea è 4,30-4,40, quindi particolarmente bassa. E per tutta la linea poi abbiamo rotonde, incroci, lasciatemi dire, chicane particolarmente strette con l'auto parcheggiata in seconda fila, il furgoncino in seconda fila o gli scooter che ti sfrecciano, sapete come a Genova, a destra e a sinistra. Tutto questo comunque ha portato a verificare che, come si diceva poco prima, il termine è quello che rende di più, il 24 metri passa tranquillamente dove passa il 18 metri. Certo, bisogna avere qualche attenzione in più, il veicolo è particolarmente lungo, in alcuni momenti sembra non finire mai questo veicolo, ma passa tranquillamente dove passa un 24 metri nelle normali circolazioni. La compatibilità del veicolo con un'infrastruttura esistente è stata testata al 100%, sia dal punto di vista dimensionale, quindi posizione del veicolo rispetto alla carreggiata, rispetto alla linea aerea,
sia dal punto di vista dei parametri elettrici di corrente e di tensione fornite dalle sottostazioni. Certo, le fermate della nostra linea, le fermate della nostra linea 20 in questo momento sono adeguate per i veicoli che fanno servizio, che sono veicoli da 18 metri, non tutte al momento possono chiaramente garantire la salita e la discesa con sicurezza di passeggeri da un veicolo che è ben 6 metri più lungo. Ma direi che questa è l'unica nota a cui prestare particolare attenzione per uno sviluppo futuro di questi veicoli. Ecco, grazie mille. Paolo Robbiano, oserei dire che se è possibile pensare di applicare un 24 metri alla città di Genova, si potrebbe fare quasi ovunque, mi viene quasi da dire, da pensare così di getto. Ecco, ingegnere Bottazzi, quali scenari apre, se ne apre, l'impiego di un mezzo over 1875, eventualmente un 24 metri per l'orografia, la città, la rete di TPL di Bologna? Come scenari, in realtà, in particolare se, come si diceva prima, i piani urbani del traffico, della mobilità sostenibile continuano a produrre indicazioni come quella per esempio nel nostro bacino, gli unici scenari che sono però non residuali, sono importanti, sono per la mobilità elettrica. Perché diciamo che la partita che si poteva giocare, molto importante fino a qualche anno fa, utilizzando questi veicoli di dimensioni maggiori a gasolio, perché all'epoca, parliamo di 3 anni fa, mica tanto tempo fa, erano solo a gasolio, è finita. Cioè, la cosa triste a volte in questi convegni è che a volte parliamo di futuri che non si realizzano, di mondi possibili che rimandano impossibili. Invece qua parliamo di opportunità che le aziende hanno perso nel passato, che non torneranno più, perché per esempio noi a gasolio non li possiamo più comprare. E invece, senza ritornare all'argomento di questo anno horribilis, invece questi veicoli avrebbero potuto in questo momento darci una grande mano, soprattutto rispetto al fatto che l'utenza avrebbe avuto una percezione completamente diversa. Ma questi veicoli non sono una novità. Cioè, la cosa che anche le persone che sono qui, che sono collegate, sanno già benissimo, sembra ogni volta di venire a raccontare che è arrivata un'astronave da Marte. Stiamo parlando di cose che le aziende che portano passeggeri, perché questa è la dicotomia, io temo che molte aziende non portino passeggeri, perché se le aziende portano passeggeri come la nostra, questo problema esisteva già. Noi abbiamo più del 30% della flotta di 18 metri e abbiamo un altro malcontato centinaio di mezzi fra 14 metri e 15 metri. Quindi è la domanda di trasporto, come mi sembra di ricordare, ormai sono anziano alle lezioni di tecnico dei trasporti, che guida la gestione di un'azienda di trasporto, se mi ricordo ancora bene. E quindi, se c'è la domanda, l'unico modo per risparmiare veicoli e conducenti, a parte la velocità commerciale, rimane la capienza del veicolo, come ci ha detto il professor Genova. Quindi qua scopriamo le cose che sono basilari per il nostro settore. Altro che fare innovazione, qua ci dimentichiamo le tabelline. Quindi, detto questo, tornando all'elettrico, allora, una delle cose più indecenti è la differenza che c'è ancora nel nostro paese fra il veicolo termico e il filobus. Questa veramente è incredibile, questa supera la razionalità umana, siamo veramente nel campo dell'inumano, per cui ancora un filobus che arriva a 1875 è soggetto a delle vessazioni incredibili. E alcuni veicoli sono rimasti fermi anni prima di poter essere utilizzati, cose che non si possono neanche raccontare. Detto questo, è evidente che i veicoli di questa capienza sono nelle municipalità che possono fare delle scelte, e quindi chiaramente scelte che si riflettono poi sull'operatore, sono come scelte politiche molto importanti rispetto ai tempi di attuazione. Se senza comparare sistemi, se non dal punto di vista giustamente delle capacità e delle capienze teoriche, ma dal punto di vista progettuale,
una linea di Ebus portante a tre casse, casomai con o filoviaria già è più complesso, ma con un opportunity charge e capolinea di tipo fast charge. Non c'è bisogno di andare in India o in Sud America, basta andare a Ginevra. Si realizza in un anno e mezzo. Cioè una tranvia con tutta la buona volontà, con tutti i vantaggi che può dare di occupazione della sede stradale, richiede non meno di 7 anni. Cioè, quindi le municipalità devono capire queste cose, perché altrimenti ci sono delle scelte che sono addirittura dei boomerang verso il fatto di rispettare l'ambiente e i tempi di effettiva attuazione. Detto questo, se posso andare avanti ancora un attimo? Ancora un pochettino, sì, poi ci torniamo in un secondo giro. Detto questo, e quindi detto che è l'elettrico che ci apre questa cosa, io da ingegnere, ormai faccio anche altre cose, anche il mio capo mi prende in giro, ma ogni tanto faccio l'ingegnere. Cioè, l'elettrico, d'accordo, perfetto, perché i due argomenti poi alla fine erano molto comunicanti del noleggio, d'accordissimo, abbiamo gli esempi sudamericani, però in Italia, io giro poco, non sono molto foresto, in Italia per fare una rete elettrica urbana di una certa significatività devo avere un progetto a monte, cioè devo aver progettato le linee elettriche esattamente quali linee sono, ed è stato detto, ma non solo quali linee sono, che tipo di batterie devo scegliere, se devo fare dell'infrastruttura al capolinea o meno, e questo va fatto prima della gara per poi scegliere un partner globale che casomai ci fornisce anche la manutenzione e il full service. Attenzione, che cioè, è bellissimo il modello, io lo capisco, ed è un modello vincente. Da gestore della flotta della mia azienda, per le responsabilità che ho, poi ce ne sono ovviamente di superiori alla mia, però la prima domanda che faccio è questa per una scelta del genere, che io non ho niente di dialettico da dire, io la rispetto, però faccio una domanda all'inizio. Mi si può assicurare che quei veicoli staranno nella flotta solo 10 anni? No, beh, questa è una domanda centrale, perché se appena io sforo la durata del contratto di full service, io sono finito, cioè non ho più le competenze e devo fare una gara nuova con un solo player. Ci sono già esempi di veicoli tradizionali che hanno subito in altre aziende italiane questa situazione, perché in realtà certi strumenti esistevano già. Noi abbiamo comprato nel 2004 4 aerobus, perché dovevano essere comprati velocemente a noleggio proprio da Daimler, guarda caso. Alla fine del noleggio li abbiamo comprati. Il noleggio finiva a 6 anni, avevamo l'età media che era 13. Cosa facciamo? Cioè, li diamo indietro che dobbiamo prendere dei nuovi? Cioè, li abbiamo riscattati. Quindi, per tutti questi sistemi, vale il ragionamento che devo avere assoluta certezza, che non è un vincolo che è brutto, di quanto deve stare nella flotta quel veicolo. Se dopo il finanziamento fra 10 anni non arriva, io sono finito, cioè, ma nell'ottica dell'azienda, non nell'ottica delle mode, cioè non so più cosa dire al mio vertice rispetto alla gestione di quei veicoli, perché il monopolista non ci va dopo leggero sui costi, giustamente, che deve sopportare, che non ha progettato neanche lui di una durata maggiore, perché questo è il tema, non è che è cattivo, è che lui dice a 10 anni lo ritiro, bene, invece non succede, e quindi si aprono dei scenari. Grazie ingegnere per la schiettezza, anche per, ma ormai lo sappiamo, per andare sempre molto dritto al punto senza mezzi termini. Ecco. Torniamo dritti sul tema Maxibus, Bottari, Keep Electric attiva da diversi anni nel supporto, nella promozione dei vantaggi, delle opzioni, dell'opzione del 24 metri. Possiamo fare un po' il punto su com'è questo emendamento in discussione. Prima Riccardo Genova l'ha menzionato, un aggiornamento, so che voi siete molto aggiornati sull'iter normativo. Volentieri, ringrazio tutti di essere qui in un tempo veramente molto complicato un po' per tutti. E ringrazio anche l'ingegnere Robiano che mi dà anche l'opportunità di ricordare circa un anno e mezzo fa di una esperienza che è stata veramente eccezionale, perché è partita da una collaborazione internazionale fra la città di Genova e la città di Linz. Noi abbiamo un po' facilitato questo contatto per portare a Genova un veicolo di Linz da 24 metri che è stato portato con, raccontava appunto l'ingegnere Robiano, con delle difficoltà incredibili. Il mezzo che lo portava era lungo più di 30 metri, quindi potete immaginare le difficoltà che abbiamo avuto
a parte il tempo che naturalmente ci è stato particolarmente amico, per arrivare da Linz a Genova, e quindi è stata veramente una bellissima esperienza che ci fa veramente dire un grazie enorme alla città di Genova, ai genovesi e a tutta l'AMT, e ci fa pensare appunto che tre giorni fa era il 12 ottobre, e qualche anno in più di 500 anni fa un genovese aveva scoperto un nuovo mondo, e ci piace pensare che un po' dopo sono sempre genovesi a scoprire un nuovo mondo del trasporto, dando l'avvio a questo 24 metri che ha avuto, e speriamo non ancora per tanto tempo, una storia veramente complicata, e parte dal 2003 con l'edizione del codice della strada che prevedeva una possibilità di circolare in Italia per veicoli fino a 18,75, però c'era una tabella massa e dimensioni, e purtroppo per un errore di trascrizione in Italia potevano circolare auto snodati fino a 18,75, ma guarda un po', filobus 18 metri, quindi i veicoli che erano filoviari da 18,75 in Italia non potevano circolare. Poi naturalmente è evidente che si è trattato di un errore che però ha informato un po' tutte le scelte delle aziende e i problemi per i costruttori fino a oggi, perché ancora oggi vale quell'articolo, vale quella tabella massa e dimensioni, e noi siamo riusciti dopo tantissima fatica a far circolare dei veicoli da 18,75 in Italia grazie all'illuminata presenza di alcuni funzionari del Ministero dei Trasporti che, rendendosi conto della situazione, hanno concesso una deroga all'utilizzo della circolazione dei filoveicoli da 18,75 sul territorio italiano. È evidente che è stata una scelta un po' all'italiana, perché poi è evidente che il codice è una legge e il Ministero non può cambiare una legge, quindi il Ministero, grazie veramente a questa acrobazia, ha concesso una deroga permanente fino alla modifica dell'articolo del codice della strada. Quindi in questo momento i veicoli in Italia possono circolare in deroga, pur essendo un po' più lunghi di 18 metri. Naturalmente non ci siamo fermati qui, sulla scorta delle esperienze in giro per l'Europa, perché poi noi come equipe forniamo equipaggiamenti elettrici per filobus, veicoli elettrici, tram, metropolitane, locomotive elettriche, diesel elettriche, quindi abbiamo un panorama un po' molto allargato su tutte le tipologie dei veicoli e cerchiamo di consigliare i nostri clienti sulle scelte più opportune. Anche sul 24 metri ci siamo un po' fatti aiutare dal codice della strada austriaco, inserendo naturalmente quello che doveva essere inserito per renderlo leggibile al legislatore italiano, l'abbiamo portato in Italia in quell'emendamento che è attualmente all'esame della Commissione Trasporti della Camera, e avevamo avuto la speranza, la voglia di credere che sarebbe stato messo in discussione avantieri in Commissione Senato all'interno del decreto rilancio. Purtroppo, come avrete letto, sul primo decreto rilancio il Presidente della Repubblica ha dato una strigliatina per dire: beh, il decreto rilancio, per piacere non ci mettete tante robe intorno che non c'entrano. E quindi anche in questo caso, purtroppo, questo emendamento che doveva modificare la lunghezza in maniera definitiva per permettere in Italia veicoli che eccedessero la tabella massa e dimensioni, come succede in tutto il territorio europeo, Svizzera in primis, non è Europa, ma evidentemente le problematiche ingegneristiche sono esattamente le stesse, e abbiamo sperato che fosse inserito in questo decreto. Purtroppo non è così, rimane in discussione in Commissione Trasporti per la revisione generale del codice della strada. Che dire, noi siamo speranti, come diceva De Crescenzo, dice sei credente, no, sono sperante, anche noi siamo speranti e speriamo che al prossimo decreto possa veramente essere inserito questo emendamento in maniera da risolvere definitivamente questo nostro problema. Ecco, grazie mille Maurizio. Un ultimo giro, un giro conclusivo con solo una gentilissima, mi perdonerete, preghiera di sinteticità. Maldini Evobus, qualche case study significativo in merito all'attività di Mercedes e Daimler con Maxibus fuori dall'Italia, evidentemente in altre parti del mondo.
Vorrei rispondere prima al buon Bottazzi dicendogli: so che non ti finanziano più il diesel, ma il 24 metri, se lo facesse Daimler, te lo puoi anche noleggiare, visto che abbiamo detto che tra breve il Ministero ci darà l'opportunità finalmente di immatricolarli. Facciamo un buon prezzo, abbiamo chiuso una trattativa qua di fronte a tutti. Sto scherzando. No, è interessante. Sì, pentole e salami, l'ho detto che... Attenzione che siete videoregistrati, perché il video poi non è trasmesso in streaming, ma verrà messo a disposizione successivamente dalla fiera, quindi... la smettiamo qua. Allora, dicevo un'altra cosa. A livello mondiale, sì, ci presenta la nostra azienda tantissimi esempi di realizzazione di utilizzo di veicoli oltre 18 metri. Nella relazione di Riccardo Genova prima abbiamo visto le velocità commerciali e devo dire che abbiamo esperienze in Brasile dove la velocità commerciale arriva oltre 50 km orari, nella sua relazione c'era un 20-30, esistono possibilità di arrivare addirittura oltre a quello, che non c'entra con le dimensioni della macchina. Dimensioni della vettura invece riguardo ad altre tecnologie, le abbiamo affrontate una notte parlando con i signori della IETT di Istanbul, un secondo, ci raccontavano la loro esperienza e loro dicevano: noi abbiamo investito tantissimo in una città che in fortissima espansione non si ferma mai da anni e abbiamo cominciato a bucare il terreno facendo delle metropolitane. Quando siamo riusciti a costruire la stazione di arrivo, la ferrovia c'era, ci era già spostato il centro nevralgico di una decina di chilometri. Quindi, metropolitane abbiamo smesso di farle, bucare sotto il Bosforo che poi ci piove dentro, ci rovinano le carrozze, abbiamo smesso di farle. Abbiamo scelto di utilizzare dei veicoli oltre 18,75 m, quindi con una struttura BRT, per un altro tipo di motivo. E mi riallaccio a quello che diceva Bottazzi prima. Perché? Con una struttura di questo tipo, se evolve la normativa anti-inquinamento, se evolve il mezzo e passa da diesel, abbiamo detto, diventa gas, diventa elettrico e idrogeno, la struttura c'è già e puoi evolvere anche il tuo trasporto. Con un'infrastruttura, abbiamo detto, che ci vuole meno di un anno per mettere in piedi. Ho solo parlato di Istanbul perché l'ho vista personalmente. Tutte le altre sono nella relazione che poi dopo verrà girata a tutti quanti. Non ho nient'altro. Ottimo, grazie mille. E Robbiano, Genova ha come dire, nella pipeline un progetto di riorganizzazione ambiziosissimo del sistema di trasporto pubblico. Quale potrebbe essere il ruolo dei 24 metri e come impatterebbe per esempio il capitolo depositi? Sì, abbiamo in piedi un progetto molto ambizioso che ha recentemente avuto l'autorizzazione del Ministero per realizzare 4 assi di forza, quindi la nostra rete urbana verrebbe fortemente modificata con questi 4 assi di forza che nel progetto, in questo momento, progetto presentato e finanziato in questo momento sono eserciti con 145 filobus da 18 metri. La rete aerea passerebbe dagli attuali 15 a più di 95 km e questi filobus assumerebbero in un anno circa 4 milioni e mezzo di milioni di chilometri. Ecco, poi scusa la brevissima interruzione, i dettagli del progetto verranno illustrati alle 2, certo. Sempre qui c'è un altro convegno sul tema proprio del filobus, interverrà il direttore generale di MT Genova proprio con un approfondimento, ecco, relativo al progetto di organizzazione. Chiedo scusa ancora, prego. Anche qui, come ha detto buon Maurizio Bottari, anche noi siamo speranti, nel senso che il Ministero stesso, nell'approvazione del progetto, ha voluto ricordarci che qualora, in tempi compatibili con l'attuazione del progetto nella sua completezza, intervenissero delle disposizioni, delle modifiche ministeriali, normative, che permettessero l'utilizzo di veicoli più lunghi di quelli attualmente possibili, ci consiglia vivamente di valutare il cambiamento, quindi la modifica sia qualitativa che quantitativa dei veicoli utilizzati. E quindi anche qui, se ci fosse qualche modifica normativa in tempi brevi, probabilmente i 24 metri potrebbero arrivare a Genova veramente in tempi veramente, veramente brevi. In questo progetto, chiaramente senza entrare nei dettagli del progetto, anche l'aspetto dei depositi, l'aspetto logistico è fortemente impattante. Io credo che in questo momento Genova sicuramente non ha in questo momento alcuna postazione di manutenzione adatta a un veicolo da 24 metri. Quindi qui chiunque abbia un'officina anche strutturata in modo ottimale per 2-3 veicoli da 12 metri, e beh, da 24 non ce ne mette neanche uno.
quindi bisogna sicuramente investire molto in logistica, è la parte che forse mi preoccupa di più, nel senso che è la parte su cui c'è più da lavorare. Per quanto riguarda gli aspetti manutentivi in generale, non mi preoccupa la questione delle competenze, perché abbiamo in Italia personale manutentivo che sia delle nostre officine, sì, delle nostre officine, cioè delle nostre aziende, ma che sia anche dei fornitori, dei costruttori, delle officine autorizzate, già molto competente, che sicuramente si può adattare ai 24 metri veramente in tempi molto rapidi. Sicuramente dovremo lavorare molto sulle procedure. Qui non c'entra tanto il discorso dei 24 metri, ma quanto più il discorso dell'elettrico in generale, perché chi non è abituato a lavorare ancora bene sull'elettrico, mettere le mani su un diesel comporta problemi diversi da quelli che comporta un veicolo elettrico, che sono un pochino più subdoli, insidiosi, richiedono anche autorizzazioni e titoli autorizzativi diversi. Ma sicuramente l'aspetto logistico è l'aspetto su cui più ci sarà da lavorare. Ecco, grazie ancora, è stato veramente come averla qui tra noi, ecco, grazie sì, mille. Mi spiace molto non esserci, ma sarà per il prossimo anno. Assolutamente, grazie. Grazie, ecco, ingegner Bottazzi, so che prima ha menzionato il tema dell'infrastruttura, so che è un tema caro, so che è un tema che ha approfondito. In due parole, come immaginare oggi un'infrastruttura per mezzi elettrici, che siano da 24, che siano da 18, che siano da 12 metri, che possa, come dire, non avere il rischio di rivelarsi magari impattante tra 10 anni. Un approccio all'infrastruttura allo stato attuale, secondo lei? Intanto io faccio marketing per il mio collega Monzali, che oggi pomeriggio presenterà nella sessione dei Filobus il progetto che è stato realizzato in Tiper con dei 18 metri Filobus, con la realizzazione, a parte l'accosto automatico, ma anche la realizzazione di tutte le infrastrutture di banchina per l'accostamento di uno o due veicoli nelle fermate con più domanda. Quindi, venendo dietro alla tua domanda, l'elettrico richiede sempre di più di pianificare la rete e l'infrastruttura, che non è un vincolo. Cioè, chi pensa, ah, ma che fastidio questo elettrico maledetto, non è così, è che in realtà la flessibilità che ci dava il diesel era una flessibilità che, appunto, chi dice che bisogna cambiare il nostro business model, un po' ha ragione. Cioè, non possiamo sempre giocare sul fatto che le metropolitane non giocano nulla, cioè passano di lì e devono avere la cadenza di un minuto per portare la gente. È evidente che i nostri sistemi, se vogliamo essere vincenti nelle città, devono assomigliare sempre di più a questa cosa. Certamente possiamo avvicinarci anche con dei veicoli a gasolio, ma è certo che la compatibilità nelle città ormai è solo per sistemi, e ce lo dice l'Unione Europea, ce lo dice la continua evoluzione della normativa. Sicuramente per i centri urbani bisogna implementare le infrastrutture. Ecco, ha detto bene Robbiano, non solo l'infrastruttura in linea, ma anche l'infrastruttura di deposito. È evidente che i sistemi che avevamo con le fosse di visita e quant'altro per l'elettrico diventano sempre meno importanti, e quindi l'officina piatta con le colonne dobbiamo cominciare a pensarla, appunto, per ospitare non solo i 24 metri o i 20 metri, ma anche per ospitare gli elettrici sia da 12 che da 18. Ecco, su questa cosa sono stato veramente, come dire, sono stato contento di vedere che il mercato ha capito immediatamente che serviva subito dopo il 12 metri elettrico il 18 metri elettrico, ancora non guardando cose ancora maggiori per BRT, che abbiamo già detto prima, è inutile ribadire. Questa cosa è importante perché vuol dire che l'elettrico sta cominciando veramente a essere uno strumento per esercire una rete intera. Perché qui, sull'infrastruttura, la tua domanda, una delle cose più importanti è di fare il passaggio fra progetto pilota e strategia, e c'è un abisso in mezzo a questa cosa. Cioè, il progetto pilota di 10-12 autobus lo facciamo tutti, casomai utilizzi per far più velocemente la ricarica overnight con la presa combo, che però va bene per un progetto pilota. Se tu hai 150 autobus urbani, la presa combo te la devi dimenticare, perché non puoi avere una persona che spende 2 ore e mezzo ogni notte a collegare tutti i mezzi. Devi avere, come guarda caso
in Olanda, dove hanno già delle flotte significative, devi avere dei sistemi di captazione dove arriva il conducente, parcheggia, tira su il, o se a uno piace, tira giù il pantografo, che però lo vedo un po' più complesso, nel deposito, in linea mediamente la stessa cosa, ma in deposito lo vedo più complesso, e quindi ricarica tutta la notte senza avere dei costi morti di qualcuno che deve attaccare, smettere, perché poi in Italia, ma anche in Olanda in realtà, piove, nevica, e insomma non è una situazione simpatica. Quindi, tornando sinteticamente per concludere, l'elettrico impone all'azienda o, laddove c'è un sistema diverso, all'agenzia della mobilità, di progettare meglio il sistema del futuro e quindi avere una visibilità molto lontana. Però qui faccio una provocazione rispetto all'elettrico puro a batteria. Se cominciamo a ragionare, e non è una provocazione perché noi l'abbiamo già messo nel nostro piano che abbiamo presentato alla Regione, oltre all'elettrico dobbiamo considerare anche l'idrogeno. Cioè l'elettrico è e-bus oppure FCEIV, cioè non, è tutto elettrico, cioè la base è elettrica, quindi non pensiamo che l'elettrico sia solo quello a batteria. Evidentemente qui parliamo di una transizione che è ancora più lontana, ma che comunque è sicuramente prima del 2040. Grazie ancora Bottari, uno spaccato del mercato dei 24 metri in Europa, se vuole raccontarci, o meglio dell'interesse per il mezzo in Italia e eventualmente con qualche esempio europeo, dove sta andando il mercato, ecco. Sì, in Europa già, come vi dicevo, questa lunghezza è già stata sdoganata, come si suol dire, da tempo. Infatti i veicoli a 24 metri ci sono in Spagna, in Francia, in Svizzera, naturalmente tantissimi. C'è un progetto importantissimo a Berlino, ne parlerà oggi pomeriggio un collega della VDV di Berlino. In Italia molti progetti sono partiti e con grande previgenza hanno previsto appunto l'utilizzo del 24 metri, per cui le linee sono già predisposte per il 24 metri, le fermate sono per il 24 metri, i depositi saranno adattati e ampliati per il 24 metri. Quindi città come appunto Genova, come diceva l'amico Robiano, ma anche tantissime altre città come Verona, dove è attualmente in corso un progetto di realizzazione che ha qualche problema al momento, ma speriamo di risolvere prestissimo, ma anche Rimini, per non andare lontano, Rimini ha la linea del metromare che è completamente prevista per veicoli da 24 metri, ma ci sono tantissime altre città che stanno vedendo quali sono i bilanciamenti più opportuni dal punto di vista economico e anche di realizzazione, di tempistiche di realizzazione, fra una linea da 24 metri BRT piuttosto che una linea tranviaria, con tutte le problematiche che una linea tranviaria comporta, perché lo sappiamo bene, in Europa il tram ha grandissimo successo, in Italia è un po' più complicato perché le nostre città sono città molto più antiche, con una struttura, una configurazione che ha mille problemi in più rispetto ai boulevard francesi o alle città tedesche, che sono costruite già con altri criteri. Quindi grandissimo interesse, vediamo tante città interessate al 24 metri, non è la soluzione per tutti il 24 metri, perché bisogna utilizzarlo nei casi dove può essere utilizzato e dove c'è la richiesta, però sicuramente è un'alternativa che l'Italia non si può precludere in questo momento, in cui i costi e il distanziamento, perché è evidente che un mezzo da 24 metri permette, a parità di capacità, di avere un distanziamento maggiore. Ecco, grazie a tutti per i contributi, a chi è ancora sul palchetto, a chi è sceso, grazie soprattutto anche a chi ci ha seguito finora, mostrando anche una certa resistenza, contando d'aver sforato, ecco, l'orario di pranzo. Grazie mille. Tra una quarantina di minuti, sempre qui, mi permetto di lanciare il prossimo appuntamento, che sarà incentrato interamente sul tema filoviario. Ora, giusto un intervento brevissimo di conclusione da parte di Riccardo Genova sul tema del 24 metri. L'avvocato Binetti ha dovuto allontanarsi. Se vuoi, professor Genova, fare un piccolo sunto conclusivo sul 24 metri. L'appuntamento è per dopo, allora, e buon proseguimento. Proprio un attimo. Interessanti tutti gli interventi. Interessante sicuramente quello di Andrea Bottazzi, di cui condivido tutte le riflessioni. Perché privarci di una tecnologia, di un'opportunità? Questa è la cosa che mi sento di dire. Quindi mettiamo le condizioni per utilizzare questa opportunità
e poi sarà di volta in volta valutata. Questo pomeriggio appunto si parlerà di filobus. È anche vero il fatto che comunque non deve esserci una distinzione tra i due sistemi, però io vedo il filobus come testa di ponte per introdurre comunque il 24 metri in Italia.